capitano, un capitano, c'è solo un capitano. Ragazzi, vi ringrazio, ma tenete la voce per domani sera Italia-Spagna. A me interessa che gli azzurri si inginocchino non all'inizio della partita, ma alla fine della partita, dopo aver segnato. Quindi, grazie, è bello perché è un lunedì mattina, fa abbastanza caldino, siamo in tanti. La firma che avete messo o metterete è una firma rivoluzionaria, democratica, pacifica. Però per 30 anni la politica e il Parlamento hanno promesso riforme della giustizia e per 30 anni non è cambiato nulla. Allora dopo 30 anni adesso tocca a voi, per alcuni principi sacrosanti, anche in tribunale, anche un giudice, se sbaglia sulla pelle di un cittadino paga come tutti gli altri lavoratori d'Italia. Chi sbaglia paga. Poi difendiamo i sindaci con l'abolizione della legge Severino. Togliamo le correnti e le lottizzazioni e le politiche alla palamara che decidono chi fa il procuratore, chi va qui, chi va là. E poi cosa vuol dire? Cosa vuol dire in tempi di europei di calcio? Separazione delle carriere. La Giulia Buongiorno l'ha spiegato a me in due parole come io l'ho spiegato a mio figlio. Perché può essere tecnico. La separazione delle carriere fra chi indaga e chi giudica. Vuol dire molto semplicemente, tornando agli europei di calcio, che l'arbitro di Italia-Spagna in questo momento e con questa normativa, il giorno dopo aver arbitrato la partita, può andare ad allenarsi o con l'Italia o con la Spagna. Non è così che si può amministrare la giustizia. L'arbitro deve essere al di sopra delle parti, l'arbitro deve essere libero e indipendente, il giudice deve essere libero e indipendente. Non può venire in spiaggia a Pescara col pubblico ministero e poi andare in tribunale il giorno dopo a fare una sentenza. Quindi ognuno deve fare il suo. Ci sono 5 milioni di italiani che aspettano giustizia, giustizia civile, giustizia penale, tribunale dei minorenni, giustizia amministrativa. Quindi grazie, perché io ho cominciato venerdì con 37 gradi a Sorrento, poi a Salerno, abbiamo girato la Basilicata, ieri la Puglia, il Molise, oggi l'Abruzzo. Giovedì sarò a Milano, venerdì in Liguria, sabato in Toscana, domenica a Roma e nel Lazio. Luigi diceva c'è tempo fino a settembre. No, dobbiamo arrivare a 1 milione di firme entro luglio. Mi date una mano, sì o no? Sì! Da oggi è possibile firmare anche in tutti i comuni. Mi metto nei panni della mia mamma che ha fatto 76 anni ieri l'altro. Ovviamente non le chiedo di andare a Pescara o all'Aquila o a Vasto con 40 gradi all'ombra, però da oggi si può firmare nei comuni, al fresco, con calma, la mattina, il pomeriggio, quindi ditelo in giro per l'Abruzzo, ci stanno dando una mano tantissimi avvocati, tantissimi imprenditori, tantissimi studenti, insegnanti, cittadini normali. Non è un referendum di partito, è un referendum patriottico, perché avere una giustizia giusta, certezze della pena, colpevoli in galera e innocenti liberi a casa non è una vittoria della Lega, è una vittoria dell'Italia e degli italiani. Quindi grazie, viva Pescara, viva l'Abruzzo, viva la Lega e viva il centrodestra che nasce nei fatti e dai territori. Buona firma e buona estate a tutti. Grazie di cuore.